Grazie Franceschino, ti ho costretto a lasciare la tua scrivania per accompagnarmi per le vie di Pau. Lasciamo quindi il municipio. Ecco, questo è il nostro municipio. Sempre l'Ossidiana, la vediamo anche. Di fronte abbiamo una scultura in ossidiana, una scultura di Carmine Piras che ritrae un uomo del Neolitico che lavora all'ossidiana proprio per ricordare il carattere culturale che vogliamo legare a questa pietra qui. Qua invece abbiamo ecco, sulla sinistra c'è una fontana che è sempre un blocco di ossidiana e che è scolpito sempre dallo scultore Carmine Piras. Da questa parte abbiamo la chiesa parrocchiale dedicata al martire San Giorgio. È una chiesa, non è molto antica, è stata costruita alla fine dell'Ottocento, quanto prima era presente una chiesa del Seicento in stile gotico che era molto disastrata e quindi è stata demolita e ricostruita completamente nei primi anni del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. E qua invece troviamo di fronte alla chiesa il nuovo Museo dell'Ossidiana. Il Museo dell'Ossidiana che è stato realizzato all'interno di questa struttura, che è una struttura di proprietà della diocesi di Ales, era un asilo vescovile, ormai chiuso perché con i numeri che abbiamo non era più in grado di restare aperto con pochi bambini, quindi era ormai chiuso da oltre 20 anni. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento e grazie anche all'accordo con la diocesi abbiamo realizzato un restauro e abbiamo insediato appunto in questo edificio il nuovo Museo dell'Ossidiana. Nato quanto tempo fa? Il nuovo Museo dell'Ossidiana è stato inaugurato a marzo 2010. Grazie Franceschino. Eccoci qua, siamo arrivati al Museo dell'Ossidiana. Questa è Manuela, la nostra valida. Ciao Manuela, tanto piacere. Guida museale. E allora Manuela, raccontami un po', perché qui abbiamo forse una sorta di descrizione di com'è il museo e cosa... Sì, si può vedere un plastico del museo nel quale sono individuate le varie aree. E quindi abbiamo la sala nella quale ci troviamo in questo momento, che è proprio l'ingresso, la sala A. Poi abbiamo la sala B, dove possiamo vedere delle ossidiane geologiche, quindi le ossidiane del mondo, tanto per rendere l'idea al visitatore di quelle che sono le varie fonti di ossidiana che si trovano in Europa, in Asia, Sud America e Africa. Poi invece nella sala C possiamo vedere sempre ossidiane geologiche del Monte Arci e una vetrina nelle quali sono contenute le ossidiane di Pau, quindi ossidiane colorate che sono abbastanza rare come tipologia. E poi invece abbiamo la sala D, che è quella dove sono contenuti i reperti archeologici, quindi i reperti in ossidiana ovviamente, che sono stati ritrovati sul Monte Arci, nei pressi delle officine di lavorazione e nel luogo dove ci sono gli scavi da circa una decina d'anni, su Vorresin-sur-Reddus. E poi nell'area E possiamo vedere delle rocce, sempre del Parco Naturale del Monte Arci, però non di Pau, ma della zona di Masullas, Siris. Ecco, la zona F? Mentre la zona F rappresenta un atelier, la riproduzione di un atelier di scheggiatura, ovvero un'officina di lavorazione, per rendere l'idea al visitatore di quella che era proprio l'ambientazione della nostra montagna, di come si presenta un'officina di lavorazione. Andiamo anche proprio partendo dalla A, dove siamo adesso, seguiamo un po' quello che è il percorso che voi insomma offrite qui al museo. Questa quindi è la sala che tu mi hai indicato precedentemente come sala B. Sì, qui ci sono le ossidiane geologiche e del mondo. Possiamo vedere in questa vetrina dove sono contenute proprio le diverse tipologie di ossidiana che noi possiamo vedere nei diversi paesi, appunto Europa, Asia, Sud America. Mentre in questo caso? In questo caso vediamo ossidiane geologiche del Monte Arci in questa vetrina,
una panoramica, e queste sono le ossidiane di Pau colorate. Passeggiando per le vie del paese, per il centro storico del paese, può entrare qui, sembra di entrare in una dimensione parallela, è quasi inaspettato un museo del genere. Sì, in effetti. Che sensazione suscita a tutti coloro che vengono qui per la prima volta? Beh, molto interesse e molto stupore da parte dei visitatori, perché è un museo concepito con tutti, insomma, le nuove tecnologie. Io ti chiedo a questo punto, siccome è veramente interessante, Franceschino, se è possibile a questo punto tornare nuovamente qui al museo e cercare un po' di capire come si esegue un percorso tra le ossidiane che si raccontano da sé. Certo, eventualmente potremo anche metterci d'accordo con il direttore, e sarà lui stesso magari ad illustrarci quelle che sono le caratteristiche di questo museo. Come hai visto, è un museo monotematico, ma che scende nel dettaglio dell'argomento. E anche noi scenderemo nel dettaglio e lasceremo che siano le ossidiane stesse a raccontarsi.